Il Torino, squadra di popolo, squadra rossa di bandiera e anche di sangue, è sua, appartiene alla sua storia la più grande tragedia del calcio, quella di Superga 1949, nasce nel 1906, nasce che ha già 12 anni, perché si appoggia al Football Club torinese preesistente e lo rimpiazza, cambia la maglia da giallo-nera a granata. Il Torino, i granata, la storia granata, la leggenda granata, subito tinta anche di azzurro. Abbiamo visto prima un giocatore qualunque del primo Torino, Capra, quello coi baffi, e poi un giocatore molto importante del primo Torino e delle prime formazioni nazionali, Adolfo Baloncieri. È il Torino che dà all'azzurro Baloncieri, Ianni, Rossetti, Libonatti, un estroso italiano d'Argentina che comprava tante camicie bianche e finiva regolarmente l'annata con pochi soldi. Grosso Torino allora, non grande Torino, ancora. Un uomo, Ferruccio Novo, arrivò a un certo punto dopo uno scudetto già vinto, uno scudetto revocato per uno strano e mai chiarito caso di corruzione, e cominciò la costruzione della squadra che avrebbe dominato il calcio italiano degli anni 40. Tante cose, avete già visto le immagini a ricordarle, accadevano in quegli anni. L'Italia aveva subito la follia collettiva e soprattutto la follia micidiale dei nazisti. Il calcio andava avanti durante la guerra fra spezzoni di bombe e a spezzoni di programma di tornei. Il Torino cominciava a vincere. Mazzola e Loic, li abbiamo visti prima, sorridenti al centro della foto, erano stati acquistati da Ferruccio Novo a Venezia. Poi altri giocatori erano arrivati, tutti importanti, tutti giusti, tutti uomini precisi nel posto esatto. La leggenda del grande Torino è durata alcuni anni di campionato e ha segnato tanti anni del calcio italiano e attraverso la squadra azzurra anche internazionale. Si è trovato un uomo, Valentino Mazzola, al quale intitolare in prima persona, molto singolare per le sue doti uniche, molto plurale per il suo apporto al collettivo, la gloria del Torino di quel tempo e anche i fasti della nazionale. Il grande Torino vinceva dovunque e vinceva comunque, dominando da lontano le partite oppure in rimonta spietata, talora spietata anche verso se stesso, nel senso che no, non si concedeva, non poteva concedersi rilassamenti. Primo scudetto nel 1942-1943. Poi di fila quattro scudetti dal 1945-46 al 1948-49, l'anno di Superga. In mezzo un campionato di guerra, se vogliamo, un bel po' di tricolore in più, è speciale se non altro. I suoi giocatori noti in tutta Italia e a un certo punto in tutta Europa. Intorno Mazzola, con Mazzola, psicologicamente sotto Mazzola, che aveva premi doppi su decisione, oltre che del presidente Novo, della squadra tutta, c'erano Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Ossola, per dire dei titolari. Mazzola era tutto ed era tutti. Menti era fantasia e potenza insieme, Loic era la roccia, Grezza la gazzella, soprannomi che bastano da soli a dire tutto. Castigliano era un'altra roccia piemontese, però Loic era fiumano. Rigamonti era un baluardo. Ballarin era duro, arcigno, Maroso, l'altro terzino, aveva una classe pura incredibile di cristallo. Gabetto era funambolico, estroso, Ossola, eccolo, era opportunista. Mazzola aveva due figli, Sandrino, lo vediamo, e Ferruccio. La gente imparava il significato della parola mascotte applicato al calcio. Sandrino, diventerai campione come papà. Loic viveva una vita quieta, ordinata, da fantastico gregario, gregario di Mazzoli, che significa capitano di tutto il resto, se si vuole, partner si direbbe adesso. Mazzola era un po' il nome di tutti. Gabetto e Ossola, li abbiamo visti prima, tenevano un bar. Bacigalupo, Ballarin e Maroso, eccolo,
formavano una difesa di ferro. Ballarin era socio di Grezza in un negozio. Bacigalupo era sempre con... ecco, Bacigalupo era sempre con Martelli e Rigamonti. Li chiamavano quelli del trio Nizza. Si divertivano, divertivano. Cari ragazzi, bravi ragazzi, Martelli, qui a sinistra, cantava anche. Menti con la bambina, Castigliano, gli aerei, i primi aerei per le trasferte del calcio. Il Torino era richiesto dappertutto, lo volevano. Ciao e torna vincitore, facile dirlo col grande Torino. Punteggi suonanti, record battuti, muri abbattuti, scudetti. 5 di seguito. Naturalmente uno più bello che dell'altro e l'ultimo sempre di gran lunga il migliore. Gol di possesso, scrivevano allora i giornalisti. La società, sempre sotto la spinta di nuovo, forniva anche un esempio unico di organizzazione. Trovava i giocatori migliori, pescava anche all'estero. Buongiorno, capitano della nazionale di Francia, Fabian, Schubert, gente dell'est europeo, forse senza passaporto, per ragioni postbelliche, ma con tanta classe. Grava, altro uomo di Francia. Ma era soprattutto il Torino, il grande Torino. Si scriveva e si scrive ancora così, con le due maiuscole, anche grande, ha diritto alla maiuscola come il nome della città. Vinceva le partite importanti, dominava le partite, diciamo così, medie, poneva delle pietre miliari sulle cui gli altri, quando cercavano di superarle, andavano a picchiare la testa. Dice qualche amico del calcio che mai più si è vista una simile produzione di gioco, di praticità e di fantasia insieme. Mazzola era, si direbbe adesso, il terminale di tutto e di tutti. Boniperti, che come grande giocatore sbocciò alla fine degli anni 40, definisce ancora adesso Mazzola il massimo dei massimi. Ecco, bambini intorno al Torino, i derby allora non erano certamente le avventure rissose di adesso. Si poteva giocare un derby e perderlo senza che scoppiasse una tragedia nei propri dintorni e contorni. La domenica sera il caffè tutto insieme, una volta che Bacigalupo, Ballarini e Martelli ebbero qualcosa da dire e da fare contro Boniperti nel centro cittadino, fu uno scandalo addirittura nazionale. A proposito di nazionale, il Torino la riempiva, ma guardate qui un fallo su Ossola. Chi diceva, chi dice che i rigori una volta si davano facilmente? Grande Torino che arrivò a dare alla squadra azzurra, commissario tecnico Vittorio Pozzo, guardate che passo, 10 giocatori su 11, unico non granata, sentimenti quarto, il portiere preso dalla Juventus, ma poi anche Bacigalupo sarebbe arrivato all'azzurro, Bacigalupo il portiere del Torino. 10 granata su 11 azzurri sconfissero proprio a Torino con un gol abbastanza in extremis di Loic, l'Ungheria che cominciava ad essere la grande Ungheria e dove giocava un ragazzino a nome Puskas. Il Torino vinceva tanto, la nazionale vinceva abbastanza grazie al Torino. A Superga il 4 maggio 1949 morirono tutti i ragazzi che avete visto e altri ancora, 18, una squadra al gran completo, titolari e riserve. La squadra aveva dato i suoi uomini alla nazionale, capitanata in quei tempi da Novo con l'aiuto di Copernico, mentre Fausto Coppi era tifoso illustre del Torino, li aveva dati per un match contro il Portogallo. In quel match era nata una specie di amicizia speciale tra Mazzola, capitano azzurro, e Ferreira, capitano portoghese. Ferreira aveva ottenuto il sì di Mazzola per una visita del Torino con partita amichevole a Lisbona in occasione della sua ultima recita, del suo match di addio.